Erano da poco passate le 19:30 di ieri quando Giovanni Carbone, utilizzando un paio di pantaloni blue jeans, si è impiccato alle sbarre della sua cella qui al carcere di Villa Stanazzo a Lanciano. Eppure su di lui ci sarebbe dovuta essere una stretta sorveglianza subito dopo aver avuto la notizia dalla GIP del Tribunale di Chieti che il suo arresto era stato convalidato. Ovviamente è stata aperta un'indagine. Dell'arresto Giovanni Carbone aveva già fatto intendere quelli che erano i suoi piani suicidi nell'interrogatorio davanti alla GIP del Tribunale di Chieti Luca De Ninis, parlando della volontà di uccidere prima di togliersi la vita anche l'ex marito di Eliana Maiori Catellara, stanco delle ostilità al suo rapporto con Eliana mostrate sia dall'ex coniuge che dai familiari della vittima, ma di aver alla fine desistito per non privare ai due figli di Eliana anche del padre. Alla luce di questa situazione, una volta ricevuta notizia dell'avvenuta convalida d'arresto, Giovanni Carbone ha portato a compimento il suo gesto. È un triste come momento, ma è una morte, come dire, annunciata perché è un suicidio che cui lo stesso ristretto Giovanni aveva dato già manifesta volontà. Devo dire che il carcere ha operato nel massimo rispetto del protocollo, infatti è stato inserito in una cella particolare, al posto al primo piano, la sezione A, dove c'è una videosorveglianza continua e costante, in cui c'è un monitoraggio all'interno dell'istituto, solo che il piano di osservazione era il primo piano. Il tempo di allertare, salire, hanno trovato ancora vivo il Giovanni, però purtroppo anche con l'aiuto dei sanitari non c'è stato nulla da fare, ha portato a termine quello che aveva preannunciato. Quindi si sono accorti subito dell'evento, non hanno fatto in tempo a intervenire, ma sarà aperta almeno un'indagine interna da questo punto di vista. D'ufficio, già la procura ha già aperto il fascicolo per l'accaduto. Io vorrei parlare non solo di questo evento perché, come dire, l'Italia quest'anno ha raggiunto un dato molto negativo a riguardo dei suicidi nei nostri istituti italiani, però si sta facendo tante altre cose. Adesso provengo dal carcere di Chieti, dove abbiamo celebrato la messa con Sua Eccellenza il Vescovo Bruno Forte. Abbiamo consegnato come ufficio anche dei doni, dei cadeau per partecipare a questo momento di Natale, che dovrebbe essere una gioia che è stata offuscata da questo lutto. La salma di Giovanni Carbone ha così raggiunto quella di Eliana in un centro specializzato a Fermo per le autopsie su deceduti affetti da Covid, visto che la vittima al momento dell'omicidio era positiva. Cala dunque il sipario su questa tragica storia, pochi giorni dal Natale, in attesa che vengano fissati i funerali per Eliana, Francavilla, per Giovanni Carbone, molto probabilmente a Cerignola.